Buongiorno a tutti quanti. Predicare la domenica dopo Pasqua è sempre una cosa abbastanza complicata. Nel senso che tutti quanti, tutta la preparazione delle serie pasquali, la preparazione del giorno di Pasqua, che è un messaggio più breve, ma dove, visto che ci sono ospiti, tentiamo, tutti quanti i pastori tentano di mettere dentro un po' di edificazione, un po' di evangelizzazione, un po' di tutto per portare il maggior frutto al Signore. Porta via energie. Allora che cosa faccio? Normalmente quello che faccio io è la domenica dopo Pasqua, prendo e riciclo qualche cosa vecchio. Dopo quasi, dopo 25 anni che servo il Signore per scrivo predicazioni, me lo posso permettere. Un bel bagaglio ce l'ho da portare indietro. E allora che cosa ho fatto? Ho detto vabbè, prendo questa. Però siccome io so io, il Signore è il Signore, normalmente quando faccio queste cose non funziona, nel senso che comincio a leggere il brano e vedo che ci sono molte più cose di quelle che avevo scritto all'epoca. Ci sono molte cose differenti che 20 anni fa non capivo, che capivo in un'altra maniera, o che il Signore mi ha fatto capire in un'altra maniera. E questa è l'evoluzione delle due predicazioni che avremo, basate, come vedete, sulla preghiera di Jabez, per cui è una predicazione vecchia, ma una predicazione nuova. E parlando della preghiera di Jabez, vorrei parlare appunto di preghiera. Quando preghi, quando pregate, per che cosa pregare? Cosa pregate? Una domanda. I motivi della vostra preghiera, per che cosa? Per sentirsi più vicino a Dio. Per sentirsi più vicino a Dio, ok. Altre? Per essere esaurito. Come? Ha detto tutto. Per tutto. Pregate per tutto questo. Sì, ma specificatamente. Quali sono? Avete per esempio io ho un ciclo di preghiere che faccio sempre, nel senso la sera quando vado a letto prego per la giornata e ringrazio per la giornata. La mattina presto quando mi alzo prego per la mia giornata, per la giornata che vado a fare, e prego per tutta quanta la chiesa, questo è uno standard mio. Poi prego anche per altre cose. Stamattina ho pregato per la situazione in Siria, per esempio. Normalmente ci sono degli standard, dei pattern stabiliti. Ho cercato di vedere se ci fosse una statistica di questi pattern di preghiera italiani. Semplicemente lo Stato italiano, nessuna delle chiese italiane, né cattoliche, né evangeliche, né altro genere, sono interessate a fare analisi del genere. L'unica cosa che ho provato, perché l'avevo vista in televisione, è una tabella americana che ho semplicemente tradotto. Mi dai la prima slide? Per cui chiaramente questo c'entra poco con l'Italia, però è l'unica cosa che ho provato. Questi ci sono i motivi di preghiera degli americani. Sarebbe bello vedere quella anche degli italiani. Allora, generalmente le persone americane chiaramente pregano per l'82% prega per la famiglia e per gli amici. Ok? E questa è una cosa che è abbastanza standard. Penso che anche qui l'Italia sarebbe molto, molto simile. Il 74% degli statunitensi prega per i problemi o difficoltà personali. E anche qua penso che dovremmo essere più o meno intorno a quella percentuale anche in Italia. Il 54% prega per avvenimenti felici o corsi, per cui ci sono dei ringraziamenti. No, sono dei ringraziamenti per degli avvenimenti che sono successi belli nella vita. Il 42% degli americani prega per i miei peccati. Vedete che metà, più o meno, anche meno della metà, prega per i propri peccati.
Il 38% degli americani prega per le persone coinvolte in disastri, per cui guerre, terremoti, alluvioni, eccetera, quindi di questo genere. Il 37% prega per la grandezza di Dio. È strano vedere che soltanto il 37% degli statunitensi prega perché Dio sia grande, perché Dio sia grande e venga conosciuto da tutte quante le persone del mondo. È interessante. Il 36% prega per il benessere economico futuro, i soci. Soltanto il 20% prega per le persone atee o non cristiane. Il che è preoccupante, perché se soltanto il 20% degli americani, ripeto, sarebbe bello vedere anche quello degli italiani, sta pregando per le persone che sono atee o che sono di altre religioni, significa quello che dicevamo nell'adorazione del andate, tocca a voi dire, ancora non è percepito, il comandamento di Gesù di andate e parlate di me a tutto il mondo ancora stenta a entrare nelle nostre teste. E questa è una cosa che sicuramente gli italiani non fanno. Il 12% degli americani prega per i leader politici, non per i leader politici. No, sto scherzando. Anzi, dovremmo proprio pregare. Bisogna pregare a tavoletta, cioè proprio 24 ore su 24 per i nostri leader. Il 5% degli americani prega per le celebrità o le persone famose. Per cui è solo americani, ragazzi. Scusate se c'è qualche americano che sta vedendo adesso americano. A me di pregare per Tiziano Ferro, sinceramente, gli voglio bene, per carità, prego per la sua convenzione, però non è che nella mia routine normale e poi un 2% prega per altre cose. Allora, quale di queste maniere di pregare è giusta? Nessuna è giusta, perché tutte sono giuste, perché le maniere di pregare non esiste uno standard, un pattern di preghiera giusto. Una delle maniere di pregare, difatti, della Bibbia è usare, una delle maniere di pregare dei credenti è usare la Bibbia. La Bibbia è un libro di preghiere, Mia nonna aveva, mi ricordo, penso che a casa di Maria ancora c'è un libricino nero, che era il libretto delle preghiere. Mia nonna si alzava dal letto, ce l'aveva sempre sul comodino, e pregava quelle preghiere, che erano sempre le stesse, le conoscevo a memoria, erano preghiere in latino, e era una maniera sua di pregare. Era giusta, era sbagliata? Era la sua maniera di pregare. Altri di noi pregano come facciamo noi, a braccio, quello che mi viene in mente. Molti pregano pregando le preghiere della Bibbia. I salmi sono un libro di preghiere. Se tu sei a corto di preghiere, che cosa fai? Prendi un salmo e lo preghi. Poi ci sono tantissime altre preghiere, ci sono preghiere in Deuteronomio, in Esdra, in Nemia, in Isaia, e poi ci sono le preghiere in Atti, c'è il Padre Nostro in Matteo e anche in altre parti. Molte di queste preghiere, tipo il Padre Nostro, siamo capaci di citarle a memoria. Ma sareste capaci di citare a memoria la preghiera di Jabez? Alla preghiera di Jabez, perché vi passa? È una preghiera fatta di 24 parole. Non so se voi siete, questa è una cosa più americana, più che europea. All'inizio degli anni 2000, intorno al 2001-2002, ci fu questo movimento, che si chiamava il movimento di Jabez, dove una persona scrisse un libro su questa preghiera,
e trasse da questa preghiera delle conclusioni che erano per certi versi abbastanza controverse, nel senso era quello che si chiama nel filone della prosperity church, la chiesa della prosperità, nel senso che se tu preghi di essere ricco il Signore ci darà ricchezza. C'è stato proprio un movimento che si chiamava movimento Yampers che ha portato avanti queste cose. Per fortuna da qua da noi non è arrivato, ma relativamente ho cercato, noi abbiamo un paio di libri di questa cosa a casa, ma non è che abbiano fatto più di tanto, abbiano inciso più di tanto. Però vogliamo vedere perché questa preghiera contiene comunque, al di là del fatto della preghiera sulla prosperità, contiene delle indicazioni che come preghiera può esserci utile anche una preghiera strana, diciamo. Me la dai Benjamin? Chi è che conosce? Lui. Samuele. E questa qua si trova al capitolo 4, dai versetti 9 a 11 di prima cronaca. È molto breve, la leggiamo assieme. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabez invocò il Dio di Israele dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Molto semplice. Sono 24 parole, la preghiera specifica. Che effetto vi fa? È una preghiera che vorreste pregare voi? A me a primo impatto mi sa tanto di ritualistica, no? Signore, dammi tutto a me, fammi allargare e benedicimi, mandami sano fino alla fine. E quello che però mi appare strano, guardate, è che e Dio gli concesse quanto hanno chiesto, e va bene, ci stiamo, perché chiaramente Dio è buono che ti concede. Ma è la prima frase. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Se chiaramente la Sacra Bibbia ha messo questa piccola preghiera e non ha messo magari quella dei fratelli, c'è un'indicazione che questa preghiera è una preghiera efficace presso il trono della gloria, della grazia di Dio. Sapete, molti dei credenti hanno l'abitudine a pregare per tutto, tranne per se stessi. Tranne quando ci sentiamo proprio male, sto male da morire, se il Signore salvami. Ma normalmente come struttura, come pattern di preghiera standard, ci sembra a molti di noi un po' egoisti, dicendo: vabbè, ma tanto io c'ho tutto, Signore serve gli altri, che tanto a me non mi serve niente. A me non mi serve niente, prega. Invece no, noi preghiamo per i figli, per i parenti, per gli amici, preghiamo per la pace del mondo come Miss Italia. Ma per noi ci sembra un po' egoistico stare lì a pregare per le cose che ci riguardano. Jabez invece prega: Signore, dammi prosperità, fammi prosperare, dammi più soldi, dammi la salute, arrivederci, grazie, amen. E incredibilmente tramite la logica nostra, il Signore lo benedice e gli dà tutto quanto. E dice che l'onora più dei fratelli. Perché mai Dio avrebbe dovuto benedire quest'uomo più dei fratelli di cui non sappiamo, tanto da meritare una menzione nella Bibbia? Jabez tra l'altro compare soltanto in questi versetti, non è un personaggio centrale della Bibbia, non è un profeta, però la Sacra Scrittura ci fa sapere che questo fu più benedetto a motivo di questa preghiera. Allora, sembra quasi che il Signore faccia i raccomandati, no, questo è raccomandato da me, padre. E invece no, andiamo a analizzare un pochino. Ci sono almeno 5 buoni motivi per cui Dio ha risposto in maniera positiva alla preghiera di Jabez. Oggi vedremo 2 e la settimana prossima altre 2 riguardano il come Jabez ha pregato.
come applicarlo. E altri tre riguardano in cosa gli altri applicato. Allora, questa settimana cominciamo con il come. Allora, come applicarlo? Slide. Yabes cerca il Signore. Nel senso dice, Yabes invocò il Dio di Israele. Allora, non sappiamo che cosa fece i fratelli, non lo sappiamo perché non c'è scritto, ma sappiamo che Yabes cercò deliberatamente il Signore. Deliberatamente un rapporto con il Signore. Il verbo che è tradotto qui con invocare significa, nell'originale, nella lingua originale, avvicinarsi gridando. Avvicinarsi gridando. Dice, sono qui, signore, signore. Proprio questa è l'idea dell'invocare, dell'avvicinarsi di Israele. Yabes ricerca l'attenzione di Dio in tutte le maniere, proprio come facevano i miei figli. Io mi ricordo, tutti quanti li abbiamo preso, chi ci ha avuto figli, quando uscivano da scuola, che cosa facevano i nostri figli? Perché? Perché erano là. Quando si alzavano le braccia, urlavano, invocavano il nostro nome, per dire papà, sono qua, e si fa la stessa cosa. Gesù ha detto questo in Matteo 7:1. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto. Gesù stesso ci dice chiedi, urla, fatti sentire. Sapete una cosa? Quando andavo a prendere i miei figli a scuola, a me non sarebbe servito che i miei figli mi gridassero, alzassero le braccia e saltassero per riportare le grazie. Non è che se non lo facevano io prendevo il primo figlio a casa e me lo portavo a casa. Non è che mi serviva, erano i miei figli, sono i miei figli, li amo, li voglio bene, li porterei a casa anche se corressero, anzi, anche se corressero distante, li andrei a prendere e li porterei a casa. Per Dio è la stessa cosa. Però, come papà, vi posso dire che mi faceva squagliare quando andavo a prendere Matteo e Benjamin a scuola e questi là, mamma, perché mi sentivo importante, mi sentivo amato, mi sentivo cercato, sapevo che i miei figli erano felici di venire a casa con me per stare assieme a me, sapevo che non avrebbero scelto un papà a casa, dice vabbè, chi prendiamo è quello è meglio, oggi andiamo con lui. No, ero io la cosa importante, stavano aspettando me, volevano me. Bene, per il Signore è la stessa cosa. Ricordate che Dio è un Dio eterno, ma ha un cuore di un padre, e quando voi urlate al Signore dice padre sono qua, il cuore di vostro padre celeste si spezza d'amore. Si spezza d'amore. Ti voglio domandare, lo fai tu? Apri, salti di gioia, sbracci, alzi le mani, gridi al Signore per far sapere che ci sei. Dovresti farlo. Il suo amore per te come padre è fuori discussione. Anche se non gridi, ti ama lo stesso. Se non lo hai accettato, il cuore di Dio sta veramente sanguinando perché ti vuole accettare come figlio, ma nel momento che l'hai accettato il suo amore per te è incondizionato. Puoi farlo, puoi rattristarlo, ma non puoi fare nulla che possa fargli smettere di amarti. Questo no. Però quando gridi a lui, quando salti a lui, quando incontri il suo nome, lui è veramente felice, gioisce di essere amato, di essere speciale, di essere unico. Fammi, grida al Signore. La seconda cosa che fa Yabes è
Jabez si inginocchia davanti al Signore. Il versetto è: benedicimi, ti prego. Perché dice si inginocchia? Perché? Per il verbo che in originale è Barak. Adesso sapete che Barak Obama significa benedetto Obama. Benedetto Obama. Barak sembra un verbo statico, nel senso benedicimi, io sto fermo, no? Allora c'è il Signore, stai fermo lì, il Signore benedicimi, ok, aspetti le mani del Signore, no? No, no, questo non è così. Il verbo barak è un verbo di movimento che significa inginocchiarsi di fronte a qualcuno. Adesso passo. Inginocchiarsi di fronte a qualcuno. È un verbo di movimento. Significa che tu stai facendo qualche cosa realmente. Realmente. Jabez non solo ricerca Dio, ma si pone in maniera di ricevere la sua approvazione. Di ricevere la sua approvazione, di stare in una posizione riverente e di potenziale vulnerabilità. Ma sapete che cosa significa inginocchiarsi nell'antichità? Era un gesto, normalmente, tra le tante altre cose, era un gesto di coraggio degli schiavi. Perché davanti al proprio padrone, che cosa facevano? Si inginocchiavano davanti al padrone. Perché essere in ginocchio che cosa significa? Ritorna giù. Sposto un attimo questa posizione. Ma quando si c'è in ginocchio? Prima cosa, in questa posizione è difficile scappare. Perché sei lì fermo. Per scappare devi rialzarti su e andare lì. Soprattutto normalmente quando ci si inginocchia e si sta a capo, che cosa si fa? Si offre il collo. Normalmente quando il padrone era veramente arrabbiato, il collo se lo tagliava. Per cui tu gli dicevi: Signore, io sono a tua disposizione, la mia vita, sto qua, tu puoi anche prenderla. Tu puoi anche prenderla, perché in questa posizione io non vedo niente quando mi taglio il collo. Per cui inginocchiarsi significava non avere possibilità di fuggire, offrire il collo, offrire la propria vita. Se uno schiavo lo faceva volontariamente significava: io ho fatto il mio dovere, Signore, non ho nulla da temere, vedi, sono qui e sono pronto addirittura a offrire il mio collo, la mia vita, perché so di averti servito, di averti onorato. Come ti accosti al Signore? Come mi accosto al Signore? Sono inginocchiato in attesa di essere approvato, in attesa di sentire il mio Signore che mi dice: ok Marco, bravo, bravo, stai lì, io ti benedico perché hai fatto il tuo dovere, bravo, non voglio una tua vita, anzi la vita l'ho data. Non sto parlando esclusivamente della funzione fisica, chiaramente. Alcune volte io non sempre prego inginocchiato perché è scomodo, fanno male le ginocchia, però qualche volta, in alcuni momenti, lo Spirito Santo mi dice: Marco, è una cosa che se non avete mai fatto, fatela, perché ci sono qualche volte che proprio questa dimostrazione di riverenza verso il Signore, dicendo: Signore, io non fuggo, sono qui e metto a disposizione la mia vita a te. È una cosa, perché sapete, quello che succede nel nostro fisico di fuori poi ha una ripercussione anche nel nostro spirito di dentro. Per cui chiaramente anche il gesto fisico del ginocchio è importante, però io parlo anche dal punto di vista spirituale, una posizione spirituale. Puoi affermare di non temere nulla perché hai fatto il tuo dovere davanti al Signore. Puoi affermarlo. Nessuno di noi avrebbe mai potuto affermare che siamo giusti al 100%. Prima di Gesù, mettendosi davanti al Signore, la testa andava via. C'era poco da fare. Per quanto fossimo stati bravi, tanto non eravamo mai stati abbastanza bravi.
Gesù è venuto per far sì che noi potessimo inginocchiarsi davanti al Signore, sapendo che la testa che è caduta era la sua, era la sua. Per cui quel timore è andato via, coperto. Tutto ciò che devi fare è seguire colui che ha dato la vita per te, obbedire ai suoi comandamenti. Però quanto a benedirti, a dirti, quando chiedi una benedizione dal Signore, e il Signore è lì per benedirti, il Signore deve sapere che il suo servo, tu, è fermo in Lui, non scappa dalla sua parola, non scappa da quello che deve fare come credente, colui che dice, che afferma di credere in Cristo, e che è pronto a dare la vita. Puoi offrire il collo come credente, dicendo che realmente la tua vita è data a Cristo? Dio vuole benedirti, ma sei nelle condizioni di essere benedetto? Sei nelle condizioni di essere benedetto? Sapete, c'è Giacomo che parla di queste cose. Giacomo al versetto 8 del capitolo 4. Giacomo dice così: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppiati. Giacomo dice una cosa fondamentale in questo senso. Dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Non so se avete visto la dimensione del mio gesto. Ve lo rifaccio: avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. Chi è che deve fare più strada? Dio. Perché noi possiamo avvicinarci, ma Dio è molto più distante di noi e Egli si avvicinerà a voi. Questo che cosa significa? Che se io mi avvicino a Dio, la gran parte della strada non la devo fare io, ma la fa il Signore, perché Lui arriva. Perché quando io dico: Signore mio, ho sbagliato, Signore, ti chiedo scusa, io voglio ritornare a te, e Lui fa: pronto, eccomi, mi hai chiamato, eccomi qua, corre, e fa tutta la strada per avvicinarci. Però dice anche un'altra cosa: pulite le vostre mani, pulite. E qui c'è proprio un concetto di avere le mani sporche. Ma se tu hai le mani, cosa fai prima di mangiare? Cosa insegniamo ai nostri figli prima di mangiare? Ti sei lavato le mani? No. Vai, perché ci sono i batteri, ci sono i vibrioni, ci sono la salmonella, non voglio che ti ammali. Allora, se noi vogliamo mangiare alla tavola del Signore, possiamo andare con delle mani sporche di peccato? Se mangiamo con le mani sporche di peccato, ci ammaliamo. Ci sono i batteri, i vibrioni, la salmonella e quant'altro, e noi staremo male. Allora, Giacomo dice: lavate le vostre mani. Perché sono sporche di peccato. Non potete pensare di mangiare la mensa del Signore con le mani sporche. E poi dice un'altra cosa: purificate i vostri cuori o adorbitati. E qui c'è un concetto che ci abbiamo già detto. Allora, all'epoca di Giacomo si pensava che la parte dove stavano i sentimenti fosse la pancia. Per cui i sentimenti erano nella pancia, perché adesso noi diciamo: oh, c'ho il cuore, no? Il cuore. E perché pensiamo che i sentimenti, visto, facciamo quando siamo innamorati, facciamo tutti quanti i cuoricini, no? All'epoca avrebbero disegnato l'intestino, no? Un colon, dice: guarda, ti mando un colon, potete provarlo su WhatsApp, trovate una bella figura di un colon per dire a qualcheduno che lo amate tanto, gli mandate un colon trasverso, ok? E invece i sentimenti all'epoca, il cervello non se ne conosceva l'utilizzazione, si pensava che fosse piena di purè di patate all'epoca, o di zuppa di ceci, per cui era una cosa che pesava e basta. I ragionamenti, i
erano nel cuore, per cui tutto quello che, si, che all'epoca si pensava è che tutte le nostre decisioni venissero dal cuore. Per cui Giacomo quando sta dicendo che di purificare i vostri cuori o doppi d'animo, significava che il cuore, il cervello, era diviso in due e ce n'era un pezzo per Dio e un pezzo per qualche altra cosa, per il mondo, per il mondo. Ora Giacomo dice, se ti devi mettere nella condizione di avvicinarti a Dio, devi lavarti le mani dai tuoi peccati e devi smettere di pensare in due maniere, una per quando pensi alle cose di Dio e una per quando pensi alle cose del mondo. Per avvicinarti a Dio devi essere uno, mani pulite senza peccato e uno per il Signore. Le cose che pensi devono essere, anche quelle che fai nel mondo, conformi al pensiero di Dio. Devo mettermi nelle condizioni giuste, lavare il peccato, purificare il cuore, non avendo un animo doppio, ma avendo un animo tutto, uno per le cose del mondo e uno per le cose di Dio insieme, non ciascuno a modo suo. Questo è il come, è il come si ha. Possiamo trarne qualche insegnamento? Possiamo pensare che Dio ha favorito Jabez per questa sua disposizione? Io penso di sì, perché Jabez si è presentato come qualcuno che aveva voglia di stare con il Signore, urlava al Signore, ha urlato e ha detto, oh Signore, so qua, senti, vieni. Quando era convinto che il Signore era là, si è ingegnato dicendo, guarda Signore, io ti ho dato tutta quanta la tua vita, la mia vita è data a te, non fuggo, so qua, voglio servirti, la mia vita è la tua. Possiamo pensare che il Signore fosse realmente ben propenso ad ascoltarlo? Io penso che sì, io penso che possiamo pregare in questa maniera come pregare gli altri. Che la preghiera di Jabez non è quella, tutta quella gran cosa che se ne è fatto tanto da creare un movimento internazionale, però è un buon pattern, un buon stile, una buona maniera di cominciare a pregare. La prossima settimana vedremo cosa ha pregato Elia, è anche più interessante. Vedremo che Jabez ha mirato in alto, non è andato, non ha detto Signore a me mi basta un piatto di fagioli, ma ha detto no, un attimo, io voglio antipasto primo, secondo, terzo, quarto, quinto, contorno, dolce, caffè, ammazza caffè e il conto non lo pago io. E vedremo che è stato pure esaudito, ma tutto è partito dal gridare al Signore, tutto è partito dal gridare al Signore, dal fare salti di gioia per dire ehi Signore sono qua, per dire ehi Padre do a disposizione la mia vita a te, inginocchiarsi, essere sicuro e a posto, mani lavate e cuore unito, un cuore che non era diviso tra le cose del mondo e le cose di Dio, ma che era, perché vedremo che Jabez la prossima settimana ha chiesto la prosperità, ha chiesto prosperità nel mondo, ha chiesto la prosperità del mondo non per sé ma per la gloria di Dio, per la gloria di Dio, non per la gloria. Questo lo vedremo la settimana prossima. Teniamoci qua a pregare. Grazie Signore che sei tu quello che fa più strada di tutti quando ritorniamo. Grazie che copri una distanza enorme pur di riavvicinarti a coloro che credono in te e che ritornano a te. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che è stato detto oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio invocarti, voglio saltare di gioia, voglio alzare le mani perché voglio che tu sappia che tu sei la cosa più importante per me, che tu sei il mio padre, che tu sei il mio tutto, che io voglio stare sempre con te, che voglio che tu mi prenda
i coccoli esattamente come faceva il mio padre e la mia madre terrena. Perché io voglio stare assieme a te. Signore, per dimostrarti questo io mi inginocchio davanti a te. Mi inginocchio magari a casa, non farò fisicamente, ma in questo momento inginocchio il mio cuore. Ti dico che non fugo, io non voglio fuggire da te, ma voglio restare con te. Do la mia vita a te, voglio darla a te. E Signore, ti prometto che laverò le mie mani dalla sporcizia che c'è sopra del peccato del mondo. Che non voglio nutrirmi con mani sporche della tua tavola, ma voglio nutrirmi con mani pure, perché io possa nutrirmi senza essere ammalato delle malattie del mondo. Signore, io voglio anche metterti a disposizione tutto quello che è di me. Voglio inginocchiarmi, Signore. Voglio riunire la mia anima in una sola. Non voglio seguire le cose del mondo da una parte e le cose tue dall'altra, ma voglio che tutto quanto sia sotto di te, che tutto quello che io faccio nel mondo sia quello che tu vuoi che venga fatto. Per questo, Signore, ti prometto che penserò, mi sforzerò di pensare in tutti i momenti della mia giornata. Come faresti tu? Come avrebbe fatto Gesù? Cosa avrebbe detto Gesù? Vorrò ricercare in ogni momento della mia giornata, che sia in casa, che sia al lavoro, che sia in letto, la tua volontà per la mia vita, Signore Gesù. Queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù.